Tornano i laboratori Paola Lab, sono dei laboratori creativi perché il tuo motto è poi, come dire, ereditato anche da un importante pedagogista, che è un bambino creativo, un bambino felice. Questi laboratori constano di tantissimi appuntamenti tematici e si comincerà quando? Inizieremo sabato 10 dicembre. Il progetto è in condivisione con il Museo Archeologico Regionale di Gela. Ringrazio il direttore turco che ha sposato fin da subito l'iniziativa. Gli appuntamenti saranno due appuntamenti al mese che vedranno anche la collaborazione di esperti esterni. Potete trovare il programma online nella pagina Facebook PaoLab. Vi aspetto, insomma, sabato giorno 10 dalle 16 alle 18. Primi bambini, fascia di età per il primo appuntamento, 5-7 anni. I bambini naturalmente si accosteranno anche alla conoscenza dell'archeologia e dell'arte che appartiene anche ad un'epoca molto lontana dalla nostra, per cui cercherete anche di coinvolgerli in quello che è il quadro storico di riferimento della città in cui vivono e questo è molto importante per un bambino piccolo. Questo indubbiamente. L'idea nasce proprio per far conoscere ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, perché come vedrete dal programma saranno coinvolte diverse fasce di età. Questo perché riteniamo importante la conoscenza dei nostri diciamo, beni archeologici, artistici. Visti in una lettura, in una chiave anche nuova, moderna, partendo proprio dal saper fare. Un po' mi sono data questo motto, saper fare per saper essere. E quindi dall'aspetto manuale, perché tutte le discipline saranno poi discipline manuali, dal riciclo, dall'architettura, dal legno, e anche altri cinema, fotografia, vorrei elencarle tutte, ma insomma c'è il programma. Competenze trasversali, storia, arte, ma soprattutto la parola d'ordine sarà e sarà creatività. Fantasia. Sì, creatività, fantasia, invenzione, così come diceva Bruno Munari, artista, designer, pedagogista, che ha fatto diciamo, di questi laboratori il suo cavallo di battaglia a metà del Novecento, diciamo, a Milano. Sto cercando di riportare un po' quella che era la pedagogia di Montessori, Maria Montessori, Piaget e poi, non per ultimo, Bruno Munari.